Benvenuti a una nuova edizione del telegiornale mensile di Argenta. Ecco a voi le principali notizie. Negli ultimi fine settimana del mese di luglio a Filo di Argenta si è svolta la consueta festa del PD dal titolo Filo e Festa, dove si è potuto assaggiare le prelibatezze preparate dai giovani chef filesi ed ascoltare buona musica. È iniziata anche quest'anno la nostra manifestazione Filo e Festa. Abbiamo avuto, credo, un successo tale che ci fa veramente rendere orgogliosi della nostra attività. Come negli ultimi anni, nell'ambito dell'iniziativa estiva I Mercatini del Martedì, la Piazza Garibaldi e le vie del centro di Argenta si sono riempite di bancarelle, colori e musica. Open Made Educational ha avviato un nuovo progetto dal titolo La storia sei tu, incentrato sulla raccolta di testimonianze che riguardino tutto il Novecento. Se anche tu hai qualche storia da raccontare, contatta la redazione al numero in sovrimpressione 0532 852897. Ascoltiamo ora uno dei nostri testimoni. C'è l'allarme che erano investiti i tedeschi. Allora abbiamo abbandonato tutto, c'è stato lo scontro, i tedeschi si sono ritirati perché noi avevamo un gruppo che era armato bene. I tedeschi si sono ritirati, non so le perdite, perché noi non abbiamo avuto nessuna perdita, però i tedeschi non so perché si sono ritirati e non si è saputo niente. Organizzata dalla locale sessione ANPI di Filo di Argenta, alle 17.45 presso il Parco Coatti di Filo, si è svolta l'iniziativa Bella Ciao, che ha visto una rassegna di canti popolari eseguite dal duo acustico 12 corde ed una commedia dialettale tratta da un racconto di Agio De Vandini, scrittore locale. Noi siamo una piccola sezione ANPI di Filo, con un numero molto limitato di associati. Però abbiamo avuto l'idea di fare per la prima volta quest'anno una festa popolare che abbiamo chiamato Bella Ciao, e con lo scopo di avvicinare la gente alla nostra associazione e di diffondere i valori che sono alla base dell'Associazione dei Partigiani d'Italia, che oggi è molto aperta anche al mondo dei giovani che si riconoscono nei valori della Resistenza. Il 18 agosto alle 21 in Piazza Garibaldi si è svolto il concerto dal titolo Ethnic World Music con l'esibizione di Anthony Uccenno Bois, che ha presentato il suo album dal titolo A Smile, un sorriso, e riscuotendo un buon successo di pubblico. Nell'ambito dell'iniziativa Invito all'Ospedale Vecchio, l'8 luglio alle 21 presso l'ex convento dei Cappuccini si è svolta la visita guidata all'interno dell'ex convento. Nel proseguo della serata c'è stato l'incontro con lo scrittore e musicista Beppe De Santis, che ha presentato il suo libro intitolato Il cacciatore di talpe, un giallo ambientato nel delta del Po. Il cacciatore di talpe è una metafora. Una metafora che parte appunto dalla talpa. E la talpa che cosa fa? La talpa rode sottoterra con le sue robustissime zampe, scava, fa cunicoli, gallerie, dappertutto, riesce a intrufolarsi dappertutto sottoterra, e ogni tanto occupa anche i nostri bei giardini ed è impossibile stanarla. Il 14 luglio alle 21 in Piazza Garibaldi ad Argenta si è svolto sul palco centrale, con la musica del duo musicale Le 12 corde e con la partecipazione straordinaria di Cisco, ex cantante dei Modena City Ramblers, e di Silvio Orlandi, ex cantante dei Fiamma Fumana, Mauro Fambianchi e Gianluca Rizzoni, un concerto tributo ad uno dei maggiori autori italiani, Fabrizio De André, riscuotendo un buon successo di pubblico. Credo che la musica e i messaggi di De André sopravvivino al tempo proprio per i contenuti e di come lui con la sua voce riusciva proprio a portarli veramente verso tutti. È stata una serata molto calda, dovuto molto al clima e anche a una bella partecipazione del pubblico. Una serata, come dicevo, piena di canzoni, piena di storie di Fabrizio, storie che lui sapeva descrivere e raccontare in maniera magistrale. Noi abbiamo fatto nel nostro piccolo un omaggio a un grande artista.
Nell'ambito del progetto Mappe di Comunità, promosso dall'Ecomuseo delle Valli di Argenta, in collaborazione con l'associazione culturale Open Media Educational, abbiamo intervistato il signore Vespignani, che ci ha guidati all'interno della valle, mostrandoci luoghi che solitamente non sono visitabili dai turisti, raccontandoci della vita che lui, assieme ad altri suoi colleghi, conducevano all'interno della valle. Allora noi cosa facevamo? Chiudevamo quella travata là. E poi siccome che c'era immissione dalle balusone e dalla conca che veniva giù acqua, attraversava sopra la travata, tutti i pesci si radunavano là in fondo. Ora facevamo dei treni di barche, di barchini, non barche grosse, perché barche grosse dopo un po' acqua era fatica a portarle. Facevamo 8-10 barchini di quelli, andavamo su in 5-6 con le ragge piccole e poi pischino l'arboffa. E capito, andavamo braggiando così, poi quando arrivavamo contro la sponda, uomo, la salvavamo su e poi l'altro con la voghetta sulla barca prendeva. Non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima edizione. Arrivederci!